vanno evitate. Vanno evitate perché sono, per chi come noi si sta adesso, mi sta seguendo, okay, si sta andando a elezioni, sono fucilate in mezzo ai denti. Quindi va bene il discorso, come hai fatto notare tu, del gruppo di comunicazione, su cui secondo me effettivamente bisogna fare un ragionamento serio. Ma anche da parte vostra un po' più di attenzione su quello che voi dite, anche se sono in buona fede, anche se sono detti in un momento di... Ma a fare attacchi al movimento o comunque a rappresentanti del movimento senza avere valide prove a sostegno, ma semplicemente per opinioni personali che quindi sono opinabili, questo non va bene come delegati. Come attivisti del Movimento 5 Stelle invece avete tutto il diritto di esprimere le vostre idee, ma lo fate all'interno del movimento, lo fate confrontandosi con noi. Questo è quello che io, se devo farti una critica, ti muovo. Grazie. Perché torno a ripetere, cioè io i tuoi post li commento. Grazie. Grazie. Prendeva le distanze a tutte forme di violenza fisica e verbale che erano successe alla Camera, quindi come dicevo prima comprendevo anche come gli atteggiamenti dei Fratelli d'Italia piuttosto che D'Ambrosio e anche onestamente anche di Rossi. Non ho fatto il nome di Rossi, ho fatto il nome di Rossi in un'intervista con un giornalista in cui mi sono detto sorpreso e incredulo del fatto che si trattasse proprio di Massimo De Rosa, perché tra l'altro io lo conosco personalmente, quindi non ho avallato neanche, mi sono permesso adesso di dirlo a voi che se è vero veramente la cosa mi dispiace e credo che purtroppo sia vero, però adesso mi dispiace c'è la diretta streaming, spegniamo, lo dico, però insomma questo è, non mi sono, mentre ho ricevuto nel tempo per mie posizioni prettamente politiche l'accusa di Scilipoti, Morra che ha dichiarato che ero io un dissociato mentale, Di Battista che mi ha chiamato pubblicamente cretino e che dicevo solo cazzate, l'altro che è stato un altro collega che sulla sua pagina Facebook mi ha insultato, colleghi parlamentari come me, che non hanno fatto quello che hai detto tu, che tu mi imputi in un certo modo a me. Io non ho mai parlato male di nessuno, anzi ho difeso, anche quando ho parlato di quelle violenze in aula, ho detto che non erano violenze, era una reazione veemente. Adesso tra di voi, con voi ho detto che non è, ma non è che lo vado a dire, quindi questo no. Per quanto riguarda quello che ha detto, non so come si chiama, quello di me, vabbè, io faccio solo un commento sul discorso delle lettere che ho portato. Allora io, però, qua vi dovete, la realtà è questa, io rappresento anche la nazione. Quindi quando il sindaco Pizzarotti di Parma mi dice porta la lettera del Movimento 5 della città di Parma del Movimento 5 Stelle, io non posso negare quando il sindaco di Pavia e il presidente della provincia di Pavia della mia città mi chiedono di fare la stessa cosa, perché io sono rappresento la nazione e l'ho fatto con piacere. Di essere condividi anche, perché lasciamo che ma era solo una lettera di supporto a quello, ai due ragazzi che stanno sofferendo due anni in India. Io penso proprio di sì, perché rappresentando io ho fatto le due persone, non era un fatto pubblico, io ho chiesto anche che non venisse fatta pubblicità la faccenda, invece è successo, poi era ancora un po' ingenuo forse avanti mia pensare che non venisse fatto, ma i due sono rimasti commossi da questa lettera e hanno ringraziato Pavia, forse ci vengono a trovare. Cioè, ma vi rendete conto, abbiamo fatto un grande, due persone si sentono abbandonate, a vederci arrivare sono rimasti contenti, vedere delle lettere da due cittadine che non conosco, perché sono due ragazzi pugliesi, sono rimasti contenti perché si sentono la nazione vicina e io mi devo vergognare di questo, ma io lo rifarei 10 volte, non una, 10 volte, se ci torno lo rifarei anche. Quindi sinceramente su questa cosa qua proprio non devo comportarla con nessuno questa cosa, veramente no, perché questo è un incarico anche istituzionale da parte mia. Ho rappresentato, penso bene, il Movimento 5 Stelle e anche bene la mia città e la provincia in cui abito. Grazie, non grazie. Niente da dire. Io grazie. Ho deciso di portarle a casa, ti ricordi? Ti ho fatto un commento. Sì, ti vedo con l'altro.